Nonostante io conosca già il viaggio e dove porterà, lo accetto e ne accolgo dal primo all'ultimo momento. Questa frase viene detta nel film Arrival di Denis Villeneuve, ma trovo che sia azzeccata per descrivere Halo Reach quello che ha comportato per la saga, per Bungie e per Xbox. Ultimo capitolo di Halo per Bungie, pronta a dire addio a quell'universo narrativo che le ha consacrati tra gli sviluppatori più capaci ed interessanti degli anni 2000. La trilogia originale ebbe un successo incredibile, creò istantaneamente una killer application per la console ammiraglia di Microsoft, che ovviamente, a seguito del successo, cavalcò l'onda facendo sviluppare un'intera trilogia dedicata a Master Chief. Ma ovviamente molti interrogativi attanagliavano i numerosi fan, soprattutto cosa fosse successo su Reach, prima degli eventi dell'inizio della saga, e come si fossero svolti questi avvenimenti. Il gioco finisce proprio dove inizia Halo Combat Evolved. Si sa già a cosa si andrà incontro, si sa già che non ci sarà nessuna vittoria, non importa quanto grande è lo sforzo del giocatore e quanto forte il desiderio di cambiare il corso degli eventi, semplicemente questo non accadrà. E Halo Reach è uno di quei giochi che ti fa dire ok, ci si fa sul serio. Fin da subito è chiaro di come il tono dell'avventura sia di molto diverso rispetto alla trilogia originale, portando subito toni più cupi e catastrofici. Anche la colonna sonora si presenta con dei temi musicali molto diversi e più cupi del solito, definendo quindi il mood per l'intera avventura, fin dal fantastico menu di avvio, ovviamente poi rimosso dalla Master Chief Collection, perché le cose belle non possiamo averle, maledetti. La storia inizia con Noble Six, che incontra il resto del Noble Team, una squadra composta da soldati Spartan, pronto a partire per indagare sul motivo per cui un ripetitore di comunicazione è andato offline. E la squadra scopre che le forze Covenant hanno invaso Reach, con il risultato che il comando decide di indirizzare gli uomini a difesa della Sword Base, un'installazione dell'Office of Naval Intelligence, ONI, presa d'assalto dai Covenant. L'obiettivo è dunque evitare che Reach cada in mani Covenant, ma anche evacuare quanti più civili possibili, in quanto dopo un po' di tempo si scopre che una massiccia flotta nemica sta raggiungendo il pianeta per impossessarsene. È una costante corsa contro il tempo e contro l'inevitabile destino che li attende. Ed è la storia di un gruppo di soldati molto diversi tra loro, ma con un obiettivo in comune, ovvero quello di rimandare l'inevitabile. Tutta la squadra Noble è formata da personaggi diversi tra loro e che ricalcano molti stereotipi dei film d'azione, ma questo non è un aspetto negativo secondo me in questo caso. Quanto dopo gli attriti iniziali, l'unione contro il nemico comune farà avvicinare sempre di più il gruppo. Carter e Kat sono gli unici membri superstiti del team Noble originale, dimostrando un grande senso di leadership. Poi abbiamo Jorge, Emil e June, tre componenti molto validi. E il fatto di non dover impersonare un soldato leggendario, ma solo uno dei tanti o pochi Spartan rimasti vivi, fa calare ancora di più nel contesto di squadra barra famiglia. In questo gioco non si è più l'eroe solitario che si erge a baluardo dell'umanità e bullizza i Covenant. Non si tratta più del classico viaggio dell'eroe. Non c'è nessuna vittoria, si spera solo in una sconfitta onorevole. Le ambientazioni poi sono stupende e anche parecchio variegate tra loro nei livelli. Troviamo degli ambienti naturali che riescono a ricordare gli originali Halo, ma anche i livelli in cui si entra a New Alexandria, la città principale del pianeta. Un livello studiato secondo me benissimo per farti sentire al centro di una civiltà umana molto avanzata tecnologicamente, con architetture futuristiche, ma senza sembrare esageratamente sci-fi. Lo spostarsi tra gli edifici enormi, i grattacieli con l'elicottero, entrare negli edifici, tutto questo permette di esplorare a fondo quello che ci si è sempre chiesti quando si trattava di Reach. E la varietà di missioni non finisce certo qui. Ancora fatico a dimenticare quella, la navicella da combattimento nell'orbita, visivamente stupenda e super divertente da giocare. E poi la terrificante scena della lenta ma inesorabile deteriorazione di Reach con i bombardamenti al plasma. Che mi dà i brividi ancora oggi, perché ti fa veramente calare in quell'ottica di distruzione inevitabile in cui tu sei impotente di fronte a quello che succede a schermo. Non posso citarle tutte, ma questo videogioco è pieno di queste scene memorabili, appunto. Abbiamo la missione in cui poi bisogna portare questa nuova e potente IA in salvo, che molti appassionati della saga ricorderanno, e tante altre piccole citazioni a Master Chief. Però tutto equilibrato, senza troppo fanservice, ma solo puro amore per i fan ed il franchise. E di memorabili ci sono anche e soprattutto i combattimenti. Le tipologie di armi sono le stesse degli altri capitoli, anche se le skin sono leggermente diverse.
e altre armi poi fanno la comparsa per sostituire altre. Il gioco dà un senso di sfida veramente soddisfacente, grazie anche ad una IA veramente aggressiva e super organizzata, specialmente alle difficoltà più alte. Ricordo ancora la run con un mio amico fatta in co-op a difficoltà leggendaria, quella sì che era veramente tosta. Ad aggiungere varietà ci sono le diverse abilità che il nostro Spartan può equipaggiare una alla volta. Possono offrire diversi vantaggi, sia difensivi che offensivi. Inoltre anche l'HUD è curato in modo da dare la sensazione di stare usando un'armatura Spartan diversa da quella di Master Chief. Tutti i piccoli dettagli, insomma, che alla fine impreziosiscono questa avventura fantastica. E secondo me Bungie con questo capitolo si è veramente superata. E credo che forse insieme a Halo 2 sia il capitolo migliore della saga, sia a livello complessivo di gameplay che a livello di narrativa. Perché anche solo il finale del gioco, messo in scena così, così crudo, con quell'atmosfera, quella missione finale, da soli, senza speranze, a combattere fino all'ultima goccia di salute contro i Covenant, anche se sai che andrà a finire in quella maniera, ti fa sentire veramente senza forze e senza speranza, abbandonato ad un fatto ineluttabile già scritto dall'inizio, ma che comunque si è scelto di intraprendere. Tutto questo per affrontare l'ultima e grande avventura dell'universo Halo. Ma alla fine, come si suol dire, gli Spartan non muoiono mai. Sono solo dispersi in battaglia.